Erano oltre 2000 le persone che ieri sera a Vigonza hanno voluto ricordare la giovane Giada Zanon, l'ennesima vittima di femminicidio di questo 2024, uccisa dal compagno Andrea Favero il 29 maggio. Fiaccole in mano si sono raccolte davanti alla casa dove la coppia viveva da 2 anni, per poi marciare verso il luogo dove è morta un cavalcavia sulla A4. L'ipotesi degli investigatori è che Favero, al culmine di una lite, l'abbia buttata di sotto lungo l'autostrada dove è stata travolta da un camion. Al momento però non ci sono confessioni da parte dell'uomo, attualmente in carcere a Padova, mentre il figlio di 3 anni è stato momentaneamente affidato ai genitori di Favero. Al corteo, aperto da uno striscione con scritto "L'amore non uccide", c'era tutta la famiglia di Giada. A loro si è unito anche il papà di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Intanto proseguono le indagini sulle ultime ore di vita della donna. C'è da capire come la giovane mamma sia arrivata al cavalcavia che si affaccia sull'autostrada, cosa abbia fatto Andrea Favero prima di scaraventarla nel vuoto e se la donna fosse cosciente o se prima dell'agguato sia stata avvelenata o drogata.